Eccoci in diretta, siamo in diretta Facebook. L'incontro oggi, intanto ringrazio, lo vedo, Stefano Andreotti, grazie, benvenuto. Diego, che si sta ancora sistemando, perché fino adesso era sistemato. Eccoci. Lui si sistema quando andiamo in diretta, ovviamente. L'ho dimenticato da bere. Poi Roberto, ovviamente. E fra un po' avremo anche Federico Morgando. Perché questo incontro? Abbiamo detto che noi dovevamo fare, avevamo parlato l'anno scorso con Stefano Andreotti quando siamo andati a vedere la bellissima mostra organizzata dalla sua famiglia per il centenario della nascita di Giulio Andreotti, avevamo detto la rifacciamo almeno in parte a Castellamonte, perché a Castellamonte dobbiamo ricordare il nostro, posso dire in piccolo, Andreotti, il nostro Andreottino, perché Renzo Forma è comunque stato eletto dalla terza all'ottava legislatura, mi pare, quindi ha fatto una vita dal 63 all'80, mi pare, come rappresentante in Senato, ed è stato peraltro sottosegretario al turismo e allo spettacolo con il primo governo Andreotti e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con il secondo Consiglio Andreotti. Quindi c'era questo legame, c'è un'iniziativa, ma ce ne parlerà Morgando, che è il preside dell'Istituto Comprensivo di Castellamonte. Volevamo legare le due cose. Non riusciamo a farlo ovviamente per i tempi di coronavirus, e allora però abbiamo detto, visto che c'è la disponibilità, almeno incontriamoci e parliamone. Parliamo, ripeto, faremo un ricordo di Renzo Forma, anzi lo farà a maggio Champagne, Emilio Champagne farà il ricordo di Renzo Forma, perché oltretutto Forma si scrive a maggio del 53 nell'allora Democrazia Cristiana, poi viene eletto, quindi comincia lì la sua vita politica, noi lo ricorderemo. Ma oggi parliamo, ovviamente poi vedremo nel montaggio poi dopo anche un po' di immagini magari di quella mostra molto bella. Oggi volevamo parlare della storia della nostra Repubblica, perché Giulio Andreotti è la storia della nostra Repubblica. Prima di parlare di Giulio Andreotti, poi Diego, so che c'è questa parte degli anni Ottanta, ci dicevamo prima, che lega Giulio Andreotti alla Polonia, che è interessante. E poi ne parleremo. Io ne parleremo, perché poi ho trovato alcuni aneddoti anche carini. Bobo ce ne raccontava uno, Bobo Craxi, che insomma coinvolgeva anche Andreotti. Prima di cominciare a parlare di Andreotti, l'Andreotti politico, l'Andreotti che conosciamo tutti, volevo chiedere però a Stefano di raccontarci un po' quell'Andreotti che non conosciamo, l'Andreotti papà. Voi eravate quattro figli, vero? Due maschi e due femmine. Sì, esatto. Due maschi e due femmine, e diciamo due hanno vissuto molto fuori da Roma. Tra l'altro ho una sorella che vive a Torino, quindi vicino anche a Canavese, vicino a noi, certo. Un fratello invece che ha vissuto quasi sempre negli Stati Uniti, adesso ha finito di lavorare e è tra gli Stati Uniti e l'Italia. Io e mia sorella più piccola siamo a Roma e siamo, diciamo, stati un po' più vicini per un periodo più lungo ai nostri genitori, in particolare qui parliamo di mio padre. Mio padre ha avuto una vita lunghissima, perché è nato nel 1919 e è vissuto 94 anni, quindi fino al 2013. Chiaramente di lui si sanno tante cose, dette in un modo, dette nell'altro, dipende un po' da come si vuole vedere. Ha avuto una vita lunghissima come politica, no? Perché ha iniziato praticamente, non dico da bambino, ma durante la guerra lui già ha cominciato a frequentare quello che sarebbe poi diventato il mondo della Democrazia Cristiana, ed è rimasto nella politica fino praticamente al giorno in cui è morto. Magari l'ultimo periodo è stato un po' faticosino come salute, però diciamo fino a un paio d'anni prima era ancora
attivissimo, frequentava, lui era senatore a vita nell'ultima vita della sua esistenza, quindi anzi era un fervido assertore dell'importanza del Parlamento. Credo che oggi sarebbe veramente penso la cosa in assoluto gli darebbe più dolore è vedere il Parlamento di oggi rispetto al Parlamento a cui lui era abituato. Lui credeva fortemente, lo ha lasciato scritto in migliaia e migliaia di documenti, dell'importanza per la democrazia del ruolo del Parlamento. E poi esisteva chiaramente il mio padre privato, lui ci ha tenuto molto a che tutti noi facessimo una vita il più normale possibile e lontano, diciamo, dalle luci della politica. E penso che lo abbiamo fatto, ognuno di noi, siamo come diciamo prima quattro, ha fatto la sua vita con una professione, ognuno diversa dall'altra, nessuno si è occupato mai direttamente di politica, siamo stati anche molto, diciamo, presenti, no? Perché si respirava politica dalla mattina alla sera a casa mia, però sempre in una posizione defilata. Quello che, ecco, che stiamo facendo adesso un pochino con la mia sorella Serena, che vive a Roma, diciamo, è che con me stiamo cercando con molta fatica di rimettere per quello che è possibile in sesto, in archiviazione, in catalogazione, la marea di carte che ha lasciato, per cercare di dare una documentazione di quello che realmente è stato nostro padre, il più legato a fatti, ad atti concreti, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri ricordi di una famiglia molto unita, legata. Siamo stati per fortuna sempre attaccatissimi ai genitori e i genitori attaccati a noi. Abbiamo avuto. Ma lui c'era a casa. Lui c'era a casa. Casa fisicamente lui praticamente non ci stava mai, perché aveva delle abitudini intanto stranissime, perché dormiva 4 ore a notte, 4 ore e mezza, quindi andava a letto mezzanotte, alle 4, 4 e mezza era in piedi e cominciava a lavorare, e lui ha passato la vita a lavorare. Alle 6, 6 e mezza, 7 usciva di casa, andava a messa tutte le mattine dal barbiere, perché era molto pigro e non si faceva la barba da solo, e cominciava l'attività del lavoro. Qualche volta riusciva a venire a casa a pranzo, però erano più le volte che non ci riusciva. La cosa che faceva al Nord Italia, pennichella, sapete che cos'è? Sì, certo. È un termine un po' romano. Per lui fondamentale era fare una pennichella mai più di un quarto d'ora, però se non riusciva a farla, poi aveva un pomeriggio di difficoltà. Poi la sera, d'ora. Non ho capito. Un quarto d'ora, dai, non era niente di così. Non mai di più, ma un quarto d'ora lo doveva fare, quindi anche se stava in ufficio si metteva sulla poltrona e dormiva un quarto d'ora. E poi la sera molto spesso era anche tirato fuori da cene, controcene. Quando stava a casa stava con noi, chiaramente, e poi lui il sabato era un giorno lavorativo a tutto effetto, domenica mattina andava sempre in ufficio, il giorno di Natale, Capodanno, tutte le feste, la mattina andava in ufficio, diciamo il momento che lasciava un po' più alla famiglia e poi un po' anche ai suoi amici era la domenica pomeriggio. Però certo, quello che non ha dato come quantità di ore lo ha guardate sicuramente recuperato con un rapporto con noi strettissimo e attentissimo. Lasciava, diciamo, soprattutto quando eravamo piccoli, e poi siamo quattro e tutti abbastanza vicini, quindi mia mamma aveva qualcosa da fare quando eravamo, certo, diciamo, bambini e poi adolescenti, e lasciava a mamma la gestione dell'attività, però ci seguiva tantissimo, certo, consigliava, era un padre molto liberale, non ha mai imposto nulla, non ci ha mai detto devi fare questo, devi fare quest'altro. Noi abbiamo potuto fare tante stupidaggini e lui, anche se non era d'accordo, ce le ha fatte fare, chiaramente dicendo qualche volta non sono d'accordo, però ci ha seguito sempre.
con affetto, cioè, poi stato, quando sono nati i nipoti. Certo, è stato difficile portare il cognome Andreotti. Guardi, onestamente, quello che dicevo prima, io ho fatto una vita veramente come tutti quanti, quindi andavo a scuola, avevo i miei compagni di scuola, compagni di tutti i tipi, poi allora io, tenete conto, io sono del 52, quindi quando ho finito la scuola erano gli anni del 68, quindi era la politica lì anche tra i ragazzi, oggi i ragazzi diciamo non se ne occupano tanto, lì si parlava solo di politica, io avevo amici di destra, di centro, di sinistra, abbiamo avuto amici, ho fatto una vita, poi io ho lavorato più di 40 anni in un'azienda e certo qualche vantaggio ce l'ho avuto quando ti presentavi con il cognome, magari qualche strada anche lavorativa, non chiedendola però ti si apriva con un po' più di facilità. Avevamo anche qualche, le raccomandazioni erano ancora, non c'era il reato di voto di scambio, quindi era una cosa abbastanza comune, quindi potete immaginare, ma pensate che ancora oggi io ho tante persone con le quali vengo in contatto che mi dicono, mi dà una mano a cercare un lavoro, cioè, oggi, ma io poi che cosa posso fare? Però per dire come è rimasta, no, la mentalità per cui con il cognome di qualcuno era tutto aperto, cosa che certo, in qualche caso era, però non era proprio un'autostrada. No, certo, non lo è mai stato. Però, quindi voi, diciamo, siete cresciuti con una buona libertà, forse era un po' più vostra mamma che vi controllava. Sì, mamma era molto più quella marchettona, severa, anche perché, insomma, era... Capelli lunghi. Allora, i capelli lunghi ce l'ho ancora perché adesso abbiamo questo problema. Qui no, io dovrei andare a tagliare i capelli il giorno che sono rimasto a casa. Quindi adesso sono 3 mesi che non li taglio, non vedo l'ora. Però suo padre che non si faceva mai la barba perché era pigro, sarebbe drammatica la situazione. Vabbè, gliela facciamo noi, casomai. No, certo. Certamente, certo, io ho portato i capelli lunghi all'epoca, poi si portavano, no? Non diceva mai nulla. Non so, lui odiava le sigarette, gli davano fastidio, lui soffriva moltissimo di mal di testa e gli dava fastidio il fumo. Lui ci comprava lui le sigarette perché lui aveva dell'idea, se le proibisco poi fumano di più, cosa che non so quanto sia vera, perché abbiamo fumato tutti quanti troppo. Poi ci siamo ravveduti sulla strada della crescita. C'è questo legame. Dunque, se noi dovessimo parlare della vita politica di Andreotti, non ci basta la vita. Fra l'altro volevo dire, so che con sua sorella voi state facendo quest'opera che diceva di recuperare, anche voi dovrete diventare molto longevi, perché con tutto quello che vi ha lasciato... ci vorranno 20 vite, perché... sì, per mettere... C'è l'archivio di mio padre, quello che era il suo archivio. Nel 2008 lui lo ha donato all'Istituto Sturzo, che è questo istituto con un nome, diciamo, di una certa importanza nel mondo del Partito Popolare e poi della Democrazia Cristiana. E questo archivio è un archivio enorme e lo ha dato con la clausola che debba essere consultato da chi ne abbia interesse. È un archivio riconosciuto di carattere storico, per cui deve essere, prima di darlo in consultazione, catalogato. Ed è un lavoro enorme, perché tenete conto che è un archivio composto, sono 3.500 faldoni di queste dimensioni. Cioè se si mettono le carte una dietro l'altra sono 600 metri di carte. Mio padre conservava, e c'è dentro di tutto, c'è una quantità di... E già oggi è stato, lo stanno sistemando, e mia sorella in particolare è la persona, con altre due persone dell'Istituto Sturzo, che lo sta risistemando. Ed è, come vedo, un lavoro difficile. Oltre a tutto questo, noi abbiamo, per non farci mancare nulla, anche una marea di carte che ci ha lasciato come diari. Per cui non facevo un diario proprio come un bambino bravo che comincia il 1° gennaio, ho fatto questo. Cominciava l'agenda, poi infilava dentro
di tutto, quindi fogli, le lettere che considerava importanti, e sono uno specchio della storia, con una calligrafia micidiale, perché per interpretarlo ci fatichiamo tantissimo. Adesso abbiamo cominciato a sistemare gli anni 80, quindi partiamo da metà 79, da quando lui ha terminato il suo quinto governo, e arriviamo fino a metà dell'89, quando è ritornato a Palazzo Chigi. E sono 10 anni importanti, no? Gli anni 80, anche abbastanza, diciamo, certo, vicino, il grande mutamento che c'è stato, no? Nella guerra, tra la guerra fredda famosa, no? La fine del blocco dell'Unione Sovietica, no? Con tantissimi aspetti, tantissimi eventi, e appunto stiamo cercando di risistemare. Questo libro qui è praticamente pronto, spero che, come dicevamo prima, prima dell'estate, che sia portato in libreria. Fra l'altro, se parliamo di anni 80, parliamo di tanti viaggi di suo papà, e qui ritorna in ballo la Polonia, perché a Cracovia, Diego, abbiamo scoperto con Bobo Craxi che proprio in un viaggio fra Craxi, Andreotti e Jaruzelski a un incontro. Craxi era il presidente del Consiglio e mio padre è ministro degli esteri. Quindi erano che si recavano da Gorbaciov in visita e fecero scalo a Varsavia, dove ci fu un incontro con il generale Jaruzelski, e in quell'occasione Andreotti espresse la volontà di avere un istituto di cultura italiano qui a Cracovia. È interessante, anche perché furono molti i viaggi poi fatti all'estero, e poi c'è un legame particolare. Non ci dimentichiamo che, insomma, Andreotti veniva considerato, poi magari il figlio ci dirà, insomma, la sponda del Vaticano su quest'altro lato del Tevere, no? Quindi, insomma, certamente. In quel momento in cui Giovanni Paolo II era da un lato, c'era il Solidarnosc dall'altra, tra Craxi e Andreotti, insomma, non furono indifferenti a quelle vicende politiche, no? Per esempio, come testimonianza di quello di cui stiamo parlando adesso, posso dirvi che risultano sempre in questi diari le visite che mio padre faceva al Papa Giovanni Paolo II prima di partire per la Polonia, e i consigli che chiedeva se il Papa voleva in particolare che fossero trattati alcuni argomenti, e poi la visita che gli faceva al ritorno dal viaggio per raccontargli quelli che erano stati, no, tutti gli incontri con Jaruzelski, e poi con Solidarnosc, con le accademie, no? Perché allora rapporti anche, tra l'altro accennavo prima che andassimo in onda, che aveva avuto anche un riconoscimento, diciamo, di una laurea honoris causa proprio all'Università di Cracovia, dove appunto il rettore dell'università aveva encomiato, diciamo, due polacchi che erano venuti in Italia, e in particolare uno era Giovanni Paolo II, no? Che ovviamente aveva avuto per la Polonia, no? Un ruolo. Quali erano i rapporti con Giovanni Paolo II, magari quelli più personali? Ma guarda, la cosa curiosissima, lui l'ha conosciuto appena, non so se lo conosceva prima che diventasse Papa, comunque dal giorno dopo ho quasi avuto modo di incontrarlo, e le devo dire anche che abbiamo trovato nei primissimi periodi, per esempio c'è una bellissima lettera che gli ha scritto Giovanni Paolo II, che mio padre, quando fu nominato Papa, mandò una lettera di congratulazione con un piccolo ricordo, adesso non so che cosa, e c'è una bellissima lettera di Giovanni Paolo II. Poi mio padre, pur avendo un ottimo rapporto con il cardinale Casaroli, con Monsignor Silvestrini, che erano tutti la segreteria di Stato, nei primi tempi traspare quasi una certa diffidenza da parte del Papa, perché mio padre veniva fuori dall'esperienza degli anni 76-79, in cui era stato al governo la cosiddetta solidarietà nazionale, no? Con i comunisti, più o meno, che non prima si erano astenuti, in un altro periodo addirittura avevano votato pur non facendo parte. C'era un po'
Il Papa forse che aveva dei comunisti un'idea un po' da quello che gli veniva dalla Polonia, non era proprio. Poi invece nel corso degli anni ha creato con il Papa un rapporto, a parte che è stato Papa per non mi ricordo più, 30 anni, no? Pontificato, ma ha avuto rapporti frequentissimi con Giovanni Paolo II, ha avuto modo e occasione di incontrarlo veramente decine di volte in manifestazioni ufficiali, ma molto spesso anche andava, Private. veniva privatamente, veniva invitato in Vaticano, no? Un po' per i motivi che dicevamo prima, un po' per tante altre cose che venivano fatte. Certo. E visto che, insomma, raccontava prima Elso che riuscirei a riassumere la carriera politica di suo padre, avremmo bisogno di andare avanti fino all'appuntamento che abbiamo noi domani su questa stessa piattaforma. Forse partirei dall'unica cosa che gli è mancata, forse quella che lui poi teneva sul finale della sua carriera politica, la presidenza della Repubblica. Sì, ma guardi, la presenza della Repubblica, chiaramente la cosiddetta Prima Repubblica stava franando, no? Quando era l'occasione, perché era il 92, dove poi successe, Scalzo. se ricordate, Scalfaro, e fu eletto Scalfaro subito dopo, un paio di giorni dopo il terribile omicidio del giudice Falcone, no? Che precipitò, diciamo, la decisione, fu fatto un po' su, credo Pannella fosse stato l'ispiratore della scelta di Scalfaro. Certamente, guardi, mio padre ha fatto una vita al presidente del Consiglio 7 volte, 27 volte il ministro, quindi ha avuto una marea di. Certamente diventare presidente della Repubblica non è che. Anche ai tempi di Berlusconi, insomma, ci sperava forse in No, qualche modo. cioè, guardi, onestamente era un tipo di attività a cui mio padre non era sicuramente legato come sua attitudine naturale. A mio padre piaceva tantissimo andare sempre in mezzo alla gente e soprattutto occuparsi di politica estera, quindi stare sempre in giro per il mondo a trattare. Quindi chiudersi, ben o male, dentro un palazzo, anche se avrebbe avuto occasione di girare, non era il massimo delle sue aspirazioni. Certo, sarebbe stato comunque un riconoscimento al quale non avrebbe certamente detto no, però non ne ha fatto mai una, mentre gli piaceva di più un ruolo più operativo, che da noi il Presidente della Repubblica ha un ruolo non proprio operativo, no? Il vero ruolo operativo c'era il Presidente del Consiglio. In tutto questo, ecco, a mio padre, ripeto, un'altra cosa curiosissima, quando Cossiga lo fece nel 91 senatore a vita, mio padre era abituato a fare invece il deputato e quindi aveva il suo collegio elettorale e seguiva il collegio elettorale. Quando fu fatto senatore a vita, non dico che ci rimase male, ma all'inizio lo prese come un affronto, perché io non ho più possibilità di avere i miei elettori, quindi era una figura un po' diversa magari da come si può Come si può immaginare? immaginare. Anche perché partecipò, mi pare, a 10 tornate elettorali, in 4 fu il più votato, in 6 il secondo, ma i primi erano Moro, De Gasperi, mi pare Diciamo, Berlinguer, forse. lui si presentava nel Lazio, quindi la prima volta si presentò alla prima elezione nel 48 e mi pare arrivò settimo, giovanissimo. Certo. Capolista era De Gasperi, poi lui è sempre stato il capolista del Lazio, quindi del Lazio, diciamo, Certo. il collegio erano 4 province, perché Rieti faceva parte del collegio dell'Umbria e ha Certo, sempre certo. preso tantissimi voti. Poi si è presentato anche 2 volte al Parlamento europeo, una volta con il collegio del centro e della Campania e un'altra volta invece con il collegio del Veneto. Quindi anche lì le preferenze erano tante, perché insomma, su Roma lui normalmente nelle politiche prendeva 250-300 mila voti. Quindi era. Certo, no, non da poco. Intanto approfittavo di una cosa perché ho visto che si è collegato,
con noi anche il professor Morgando, lo vedo. Ecco, buonasera. Buonasera. Dicevo, il dirigente scolastico, chiama adesso, noi lo chiamavamo preside, sì, non so i tempi di suo padre come si chiamava. Anche ai tempi miei io chiamavo preside. dell'Istituto Comprensivo di Castellamonte, e c'era questa idea, è che col quale dovevamo fare questo ricordo insieme di Forma e di Andreotti, perché voi avete un'iniziativa lì a scuola, vero? Che riguarda, sì, Forma che ci lega. Noi abbiamo già iniziato con una prima attività con il professor Cucodoro qualche mese fa, anzi prima della pausa, ancora nel scorso anno scolastico, parlando di Costituzione e parlando anche di figure importanti di Castellamonte, e quindi in particolare in questo caso del senatore Forma. Spero che mi sentiate. Sì, 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 sì. Ah, ecco, perché ho la linea molto malmessa. E abbiamo iniziato. Ecco. Ha portato fortuna. Non doveva dirlo. Aspettiamo che riprenda la linea. È una linea. Ne approfitto. Magari per fare una domanda mentre si rifà la linea, no? Raccontava prima che suo padre iniziò la carriera politica durante la guerra, no? Sì. E lui che la guerra in realtà non la fece, perché venne riformato, giusto? Non partecipò attivamente, lui, no? Fu riformato, insomma, era all'ospedale Celio, all'ospedale militare, però E quindi era nostra intenzione dedicare un'aula, l'aula di informatica al senatore Forma, e nel contesto ricordare anche figure con le quali il senatore ha avuto rapporti, quindi anche il senatore a vita Andreotti, e riuscire a sviluppare degli argomenti importanti di collegamento anche con la Costituzione e la lotta per riuscire sempre a far rispettare i principi della Costituzione, molto importanti per i nostri studenti. Chiaramente il percorso per riuscire a intitolare l'aula al senatore Forma non è dei più semplici, perché ci sono tutta una serie di step, non ultimo anche quello da parte del Comune e la delibera favorevole della Giunta, per arrivare poi a un'inaugurazione, quindi un'attività formale di riconoscimento con tanto di targhe e una cerimonia ufficiale. Quindi abbiamo iniziato questo percorso, ripeto, per ricordare anche il senatore Forma, che è stato un cittadino di Castellamonte estremamente importante, che ha collaborato a vari livelli con i vari governi Umor, ma anche direttamente con il senatore Vitaleoni. Sì, per ricordare entrambe le figure. No, infatti, ma lo faremo, troveremo il modo di farlo, perché noi ci siamo collegati dopo, ma diceva giustamente Stefano Andreotti che stanno preparando già altre cose anche, quindi c'è una mostra che noi abbiamo visto molto bella, ci sono i diari, avremo occasione di presentare un sacco di cose. Diego, tu gli stavi facendo una domanda, io volevo ricordare che fra gli aneddoti che ho ritrovato di Giulio Andreotti rispetto al militare, c'è che quando diventò, si dice, poi non so se è vero o no, ministro della difesa, sì, no? Che chiamò quello che aveva riformato, gli aveva detto che raccontò se non sbaglio Oriana Fallaci. Raccontò questa cosa Oriana Fallaci. Ecco. L'ufficiale medico che gli aveva predetto 6 mesi di vita, perché mio padre aveva un torace molto piccolo. E gli aveva detto la salute è quella che è, non vivrai più di 6 mesi, e mio padre raccontava in modo un po' scherzoso, come gli piaceva fare a lui, che quando poi diventò ministro delle difese l'aveva cercata, era morto invece. Era morto lui era ministro della difesa. Era molto famoso per queste sue ironie, no? Queste sue massime ironiche, sì, no? Sì. Il potere logora solo chi non ce l'ha. Tante che vengono ancora utilizzate, diciamo, comunemente, ma le utilizzava anche nella vita di tutti i giorni con noi, dalle cose più stupide alle cose più serie. Pensare male, spesso si sbaglia, sì, ma si azzecca. Poi qualcuna magari anche si è ritorta un po' contro di lui, però insomma. Una di quelle che noi usavamo di più giornalisticamente quando si parla con qualcuno era quella: non basta avere ragione, bisogna anche trovare chi te la dà. Perché tutta questa serie di massime. Però,
però era, voleva dire un'intelligenza fuori dal comune, perché riuscire a buttare, adesso noi le abbiamo, le leggiamo, ma venirti di getto una cosa del genere, insomma. Eh sì, beh, ma comunque ripeto, anche nella vita di tutti i giorni, sugli accadimenti di una famiglia qualsiasi, normale come la nostra, gli piaceva tantissimo scherzare, magari anche prendendo un po' in giro la mia mamma per il suo ruolo in famiglia, ecco, dicendo battute tipo quelle che poi... Certo. Peraltro noi stiamo facendo un cammino, domani con Diego faremo l'ultima tappa del nostro cammino verso il 25 aprile e verso e qui ce n'è una molto bella invece di Giulio Andreotti, che diceva: l'antifascismo è come i vini, bisogna guardare all'annata. Perché qualcuno, insomma, è arrivato un po' dopo, un po' tardi. Qualcuno è arrivato un po' tardi e la guerra... con dei pregressi un po' diversi anche, esatto, magari. Esatto, quindi anche questo era importante, certo. Ed esattamente in quegli anni della scuola, no? Dell'università, che inizia il suo percorso con Aldo Moro, giusto? Erano il periodo dell'università, nei giovani, la FUCI, che è la federazione, ancora esiste, anche se oggi non ha più certo la consistenza e l'importanza che aveva in quegli anni, era la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Moro era il presidente e quando, mi pare nel 43 forse, Moro andò in Puglia come militare, lasciò, diciamo, la presidenza della FUCI a mio padre. E sono, tenete conto che il segretario, cioè il padre spirituale della FUCI, era un certo Montini, quindi certo, prese un dato dei rapporti con quello che poi sarebbe diventato Paolo VI, no? E non straordinario, no? Certo. No, ma infatti, sì. Quando dico che fra le tante foto che si vedono di Giulio Andreotti che abbiamo visto in questa mostra, di papi ne sono passati 4 o 5 di papi. Lui ha avuto anche la possibilità, anche lui è morto, mi pare, un mese prima, è morto un mese dopo l'elezione Giovanni, certo. di Benedetto. Benedetto. Francesco. Sì. Francesco, no, con Benedetto XVI lo conosceva da quando era cardinale a Roma, ma da sempre. Invece con Bergoglio, che era l'ultimo mese, mio padre non era in grado di capire che era stato fatto papa, diciamo così, però con Bergoglio ci sono ugualmente delle testimonianze fotografiche, perché Bergoglio era in grandissimi rapporti con la comunità di Don Giacomo Tantardini, che si univa alla chiesa di San Lorenzo, quello al Verano, e abbiamo anche nella mostra messo delle fotografie di rapporti appunto tra il cardinal Bergoglio, che tra l'altro ha scritto anche degli articoli per la rivista 30 giorni, della quale era direttore mio padre, quindi anche con questo papa ha avuto rapporti, con tutti i papi, anche compreso Papa Luciani, Giovanni XXIII, ma con tutti quanti ha avuto un rapporto. Recentemente abbiamo trovato anche una cosa molto curiosa di De Gasperi, che mio padre diventò sottosegretario alla presidenza del Consiglio con De Gasperi, e c'è un ricordo di mio padre che De Gasperi aveva chiesto a Montini, quindi a quello che sarebbe diventato, una opinione su Babbo, su mio padre, se prenderlo o meno come sottosegretario, e Montini aveva consigliato allora questa scelta. Quindi i rapporti, certo, diciamo, col mondo del Vaticano sono sempre stati molto, certo, fra l'altro De Gasperi scelse suo padre nell'assemblea costituente, certo, non so, lui faceva parte già dalla consulta, dalla consulta, ma era giovanissimo, non so, le strade, mio padre era del 19, quindi non è che era 46, 70. Io credo che qualche allora fosse il più giovane, probabilmente probabilmente il più giovane. Lui mi pare fece il segretario alla prima seduta della consulta come più giovane, una cosa del genere. Qualcuno non l'avrà presa bene nella DC che avessero scelto lui. Soprattutto quando poi, diciamo, si eclissò un po' nel 52 De Gasperi, che poi sarebbe morto l'anno successivo, diciamo, aveva visto un po'... Però sa, la Democrazia Cristiana è sempre stato un raccoglitore di tante
anime che però alla fine comunque avevano un fattore comune che li univa. Magari litigavano un po', diciamo, qualche volta si facevano anche qualche dispetto, però c'era sempre una radice comune che li ha tenuti assieme fino al precipizio, no, degli anni 90. Certo, certo. No, comunque è straordinario. Vedendo le foto, poi noi adesso le monteremo un po', quelle immagini le passeremo anche con questo ricordo, perché danno un'immagine in tanti di quegli incontri di una familiarità che pur suo padre era uno che si presentava sempre, cioè l'Italia istituzionalmente faceva la sua bella figura, però sembrava in familiarità o aveva un'empatia particolare. Però un discorso più generale da fare: oggi la politica è diventata un mandarsi a quel paese uno con l'altro, sì, con una capacità enorme. Ai tempi, democristiani, socialisti, socialdemocratici, comunisti, Messini, avevano delle idee diverse, si lottavano, si facevano, ma avevano un rispetto reciproco straordinario. Mio padre, con tantissimi rappresentanti degli altri partiti, aveva un rapporto, non dico di amicizia vera, per esempio il Partito Comunista, Paietta, che era uno dei più sanguigni del Partito Comunista, ha dei rapporti con mio padre bellissimi, ci sono delle lettere che si scambiavano, ma carinissime, compreso, non so, a partire da Togliatti, da Nenni, cioè da tutte le... c'era un modo diverso forse di considerare la politica. Ma si lottava per un'idea, e invece oggi più che altro è darsi conto uno per l'altro a livello personale, c'era, perché si lotta sul consenso momentaneo, ma c'era rispetto della persona, rispetto della persona. Io non avrei mai immaginato che mio padre potesse dire una cosa terribile di un altro, no, assolutamente. Eppure oggi più cose terribili dici e più riesci ad avere audience. Un po' è cambiato il mondo, magari è giusto che sia così, non lo so. È cambiato anche l'elettorato, è cambiato anche l'elettorato. Cambiato tutto, è cambiato tutto, perché non ci sono più le scuole politiche, quindi è tutto cambiato in funzione, l'elettorato è cambiato anche in funzione a che scuole politiche ci sono oggi. Però, diciamo, allora c'era in effetti questo rispetto. Poi all'estero c'aveva questa, la grande passione di mio padre è stata la politica estera, e quello che realmente traspare, se uno va a vedere, e se ne parla magari sempre, se ne è parlato molto meno di quanto si è parlato di altre cose, dei suoi rapporti con il mondo fuori dall'Italia. Cioè mio padre aveva una rete di rapporti incredibile, cioè mio padre si è occupato delle cose, non so, abbiamo trovato per esempio che nel Mozambico il presidente del Mozambico chiese tramite un vescovo a mio padre di intervenire come mediatore con i terroristi del Mozambico per cercare una soluzione in Mozambico, per dirne una. Oppure, non so, io ho sentito un giorno raccontare da D'Alema che era andato in Nicaragua un certo periodo, c'era il periodo dei sandinisti, quindi della guerriglia, no? Contro la guerriglia vera, insomma, quindi i sandinisti, che erano questo diciamo partito al potere in Nicaragua, chiesero a D'Alema, Partito Comunista, dice, ma perché voi ce l'avete tanto con Andreotti, che è l'unico che ci aiuta? Quindi, per dire, anche i sandinisti, che erano la sinistra, guerriglieri considerati di grande sinistra, perché c'era, diciamo, questa rete che lui aveva creato e che aveva portato poi a quello tentativo di trovare la pace nel Mediterraneo, no? Con tutto quello che era il mondo, che ancora oggi così agitato, tra i paesi arabi, Israele, e poi con l'estero. Mio padre aveva dei rapporti con l'Unione Sovietica molto migliori di quelli che avevano alla fine il Partito Comunista Italiano, perché è stato... Si scrisse anche un libro negli anni Ottanta, no? L'URSS vista da vicino. Sì, lui, quello mi pare che era l'88, e lui aveva fatto questi racconti, no? Lui faceva, oltre a fare politica, aveva iniziato a fare giornalismo e poi ha continuato a scrivere libri, ne ha scritti credo più di 50 durante la vita. Uno era proprio sui rapporti che aveva avuto con il mondo. Teniamo conto che in quel periodo c'era Gorbaciov, che aveva dato
la grande svolta, no, all'Unione Sovietica, poi con tutte le difficoltà del mondo sovietico, no, di come poi si sviluppò la cosa, e poi anche Gorbaciov alla fine era stato un po' messo in una parte, però diciamo in quegli anni lì si vede anche i rapporti con Shevardnadze, che era il ministro degli esteri, cioè con tutti i rapporti di prima con Gromyko, con cui aveva avuto questo rapporto, che Gromyko era stato il ministro degli esteri storico dell'Unione Sovietica per non so se 15, 20 anni, 25 anni, anche là c'è una serie di rapporti incredibili. E uno dei libri appunto è questo, l'Unione Sovietica vista da vicino. Anche perché l'Italia negli anni 70-80 era veramente il perno della geopolitica europea, no? Era l'ultimo paese attaccato. Aveva avuto un peso importante su tante cose. Aveva nella guerra fredda, nel Mediterraneo. Il Mediterraneo era il ruolo che ha svolto l'Italia, poi ha avuto anche dei problemi per il ruolo che ha fatto. Però il ruolo che svolgeva l'Italia era un ruolo ufficiale, ma anche non ufficiale. Molto spesso si rivolgevano, ma non solo a mio padre, magari anche a Craxi o ad altri, a Moro prima, proprio per i rapporti che comunque avevano con, non so, mio padre aveva un rapporto straordinario con Assad, che è il padre dell'Assad attuale, e che allora era visto malissimo dagli Stati Uniti. Spessissimo gli Stati Uniti in via informale invece chiedevano all'Italia e a mio padre di intervenire per qualche motivo. Con Gheddafi i rapporti erano stati intensissimi, no? Per anni e anni e anni, quando gli americani lo consideravano malissimo, però è stato il tramite all'Italia per cercare, certo, di tenere un Mediterraneo tranquillo, salvaguardando anche gli ebrei, perché mio padre aveva un rapporto comunque anche con Israele molto intenso, soprattutto con alcuni dei personaggi di Israele. Certo. Tornando bisogna... a... Vai. Vai pure adesso, vai. No, dicevo, il peso politico che l'Italia aveva in quel periodo a livello internazionale dipendeva anche dalla longevità di chi governava, longevità nel senso che bisogna tesserli questa rete cioè oggi cambiando ministri ogni sei mesi, ogni anno, o cambiando impostazione politica, tutta questa rete non ce l'hai, e se non ce l'hai non hai potere. È una rete fatta col tempo, conoscendo. Mio padre, anche quando non era, lui diventò ministro degli esteri nell'83, aveva terminato di fare il presidente del consiglio nel 79, in quei 4 anni in cui non è stato ministro, però lui era deputato ed era nell'Unione Interparlamentare, che è questo organismo che riuniva tutti i parlamenti di, mi pare, 99, 100, 102 paesi. E lui ci credeva tantissimo e andava a tutti gli incontri, perché erano occasioni per creare appunto questa ragnatela di rapporti che poi negli anni servivano, no, a tenere. L'Italia ha fatto da mediatore veramente in tantissime situazioni del tempo. No, ma esattamente quello che ci manca oggi come sistema paese, no? Il fatto di, al di là delle personalità, mancano anche strutture di partito che vadano oltre le singole anche persone, ma che mantengono questi contatti anche internazionali. Questo. Poi c'era anche un fattore importante, che mio padre era veramente, ci credeva, era l'Europa. Un'Europa molto diversa da quella che si è andata poi a sviluppare, no? Diciamo un'Europa che è rimasta praticamente solo finanza e economia. Mio padre invece era tra i grandi a credere che l'Europa doveva diventare un contenitore dove raccogliere realmente tutte le anime, un po' quello che era stato l'idea iniziale dei padri dell'Europa, no? Degli anni appena dopo la guerra. Certo. Quindi l'Europa... Che era l'idea, abbiamo verificato 2 giorni fa, anche di Bettino Craxi, insomma, dei personaggi importanti, politici importanti della nostra storia. Forse nel momento in cui l'Europa si è modificata, noi abbiamo avuto quel crollo con Mani Pulite. Non c'erano più le persone che avevano creduto. Lei ha nominato Craxi, a me fa piacere questo, perché Craxi aveva avuto all'inizio con mio padre sicuramente dei rapporti non ottimali, no? Era molto più giovane, perché Craxi faceva parte di un'altra generazione,
parte venivano da altri partiti, poi Craxi era settentrionale, mio padre meno male era centro o sud Italia, no? Quindi erano molto diversi e all'inizio per diversi anni si prese un po', no? Però quando nell'83 mio padre andò a fare il ministro degli esteri nel governo di Craxi, si creò poi un rapporto veramente straordinario di collaborazione fantastica. Mio padre aveva una stima di Craxi incredibile, ne riconosceva delle capacità fuori dal normale in tutti i campi, anche nella vita, diciamo, nei rapporti con il mondo degli esteri, quindi della politica estera italiana, no? Quindi insieme a Craxi per tantissimi anni collaborò tantissimo. E mio padre, una delle cose di grande dolore che ebbe quando nell'ultimo periodo della vita di Craxi, no? Che adesso è ricorso recentemente, noi 20 anni della morte, no? Inizio gennaio, nel dicembre, quando Craxi era in una situazione di salute difficile, no? E cercò mio padre nei limiti di quello che poteva fare allora, perché non era più certo Giulio Andreotti di 10 anni prima, cercò un sistema, un modo che potesse garantire a Craxi di venire a curarsi in Italia. Quindi anche la fine che ha avuto così triste, no? Lontano dall'Italia, con una malattia forse curata neanche tanto bene, no? Curata anche male, mio padre non fu molto soddisfatto. Diciamo, c'era un senso di lealtà e un senso di rispetto, quello che diciamo prima. In realtà, ma anche di grande stima di Craxi. Craxi aveva delle capacità, mio padre riconosceva a Craxi delle capacità incredibili. Mio padre era un po' un secchione, quando andava a scuola doveva studiare, quindi quando andava a incontrare qualsiasi persona nel mondo si faceva dare una marea di documentazione, studiava. Craxi, mi diceva mio padre, non lo fa assolutamente, però aveva un'intuizione per cui riusciva a entrare immediatamente nel vivo dei discorsi e attuare delle soluzioni fantastiche. Improvvisava, ma improvvisava bene. Ma improvvisare è un brutto termine, era capace, sì, diciamo, era di capace. Entrare nel discorso, che improvvisare sembra quasi rende benissimo l'idea, però non è un... Si crea una stima reciproca, poi, perché anche da Craxi ha avuto tanti attestati di stima, che è durata poi negli anni. No, il dramma della mia generazione è quella di conoscere queste cose solamente per averle studiate. Io all'epoca avevo 8-9 anni, no? E noi siamo figli di questa seconda, io ormai ho 37 anni, no? Questa seconda repubblica è veramente durata tanto, no? E c'è una grande fetta di società italiana che tutte queste cose le sentono solo per dire, no? E molto spesso, siccome poi non si informano, sentono parlare solamente delle cose negative di quell'epoca, no? Mani pulite, corruzione, l'inflazione, il debito pubblico è colpa loro, e invece la gran parte della società non conosce tutta la parte positiva di quell'Italia che era diventata la quinta potenza industriale del mondo, no? E questo è il dramma di chi è cresciuto nella seconda Repubblica, e con cui dobbiamo farci conti, perché rappresentano una fetta importante della società attiva, anche politicamente attiva, del giorno d'oggi, perché la gran parte di chi vota oggi sono appunto figli già politicamente della Seconda Repubblica, di chi è diventato maggiorenne con la Seconda Repubblica. Certamente, diciamo, se si va a vedere il cammino che aveva fatto l'Italia, con tanti squilibri, con tante difficoltà, dalla Seconda Guerra Mondiale, da come abbiamo ridotti a diventare realmente negli anni 80 la quinta potenza, e poi onestamente con un benessere che era abbastanza diffuso, no? Oggi realmente ci sono dei grandi problemi anche di povertà in Italia che prima forse non c'era, no? Poi è cambiato il mondo, per l'amor del cielo, sono cambiate mille cose, non è che tutto andava bene prima, che anche prima ci sono stati però quello che dice che bisognerebbe realmente cercare di fare, e quello forse con il tempo la storia lo porterà fuori, una valutazione di quello che è accaduto un po' più perdendo, no? Diciamo, questa i luoghi comuni, il sentito dire, informandosi, no? Quindi
approfondendo, non so quanto quello che fare. Volevo dire, no, fare una precisazione, mi consenti Elso? Sì, altro che no, ecco, avendo come giustamente si diceva, no, avendo nel mio caso lavorato nei miei 40 anni di attività, prima come presidente e poi come preside, ho avuto modo di vivere una parte della mia attività lavorativa con, diciamo, la Prima Repubblica, con questi personaggi di cui stiamo parlando adesso, e una parte, quest'ultima finale sicuramente, con la Seconda Repubblica. E ho notato la differenza appunto di persone che coprono dei punti chiave nell'organizzazione dello Stato, che non hanno la stessa preparazione di quelli di un tempo. Si diceva ministro degli esteri. Il ministro degli esteri che abbiamo oggi non è certamente un ministro degli esteri che ha la preparazione che poteva avere il senatore Andreotti, ma anche magari qualcun altro della Prima Repubblica. E io vedo dal punto di vista amministrativo, anche nei provvedimenti che vengono adottati, pensiamo a quelli proprio di questi giorni, io parlo di didattica, si parla della famosa didattica a distanza, i provvedimenti che vengono presi in modo approssimativo, incompleto, non dando delle indicazioni chiare, mettendo gli operatori, in questo caso i dirigenti scolastici, ma anche gli insegnanti, in difficoltà, perché chi deve prendere decisioni non è sufficientemente preparato. Quindi una preparazione che in passato era una preparazione di partito, perché prima c'era il partito che formava i dirigenti, e poi una preparazione sul campo. La cultura, la formazione universitaria, l'impegno venivano premiati in qualche modo, e i personaggi migliori avevano posizioni di chiave nei partiti e poi nelle attività di governo. Oggi non è più così. Troviamo appunto dei provvedimenti sconnessi, non completi, che non permettono di lavorare bene a chi invece dovrebbe operare avendo delle direttive chiare. Non facciamo credo no, che, basta vedere. E credo che a questo si aggiunga anche che e sappiamo come funziona. Che questi ministri sono ogni volta più dipendenti da siccome sono profondamente anche incompetenti, da strutture ministeriali, anch'esse profondamente ormai incompetenti. Questo è il problema, no? Molto spesso i ministri non hanno neanche un controllo diretto delle proprie strutture ministeriali, no? E dipendono direttamente da loro. Io credo che un altro grande problema della situazione attuale è che si è dato sempre meno spazio a quelli che erano i direttori generali dei ministeri, perché quando arriva un ministro si porta tutta la sua serie di consulenti, controconsulenti, e si è persa un po' quella che era la struttura amministrativa dello Stato italiano, perché oggi anche, non so, nel Ministero della Pubblica Istruzione sicuramente un direttore generale conta molto 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 meno di quello che poteva contare con le sue esperienze 20 anni fa, credo, da quello che posso vedere io. Poi è quello che posso testimoniare io, che è stato un dolore enorme. Mio padre ha pianto nella sua vita, penso, io l'ho visto piangere 2 volte, quando è morta la madre e poi quando fu ritrovato morto, per dirvi comunque un dolore vero che ha avuto per questa situazione. Poi, per l'amor del cielo, di cose se ne dicono tante ancora oggi, se ne tirano fuori tantissime, però era un mondo diverso, tutti i giorni si usciva di casa, noi andavamo una vita normale, ma il mio padre usciva di casa ed era ok, accompagnato da militari, carabinieri, dalla scorta, però non sapevi mai poi realmente cosa poteva succedere. E a voi era permesso una vita normale come figli? Guarda, io ho sempre vissuto, non ho mai avuto nessun problema, entravo, uscivo, magari sono stata incoscienza, mio padre non ci ha mai voluto dare al contrario soldi di qualcun altro, però non ci ha mai voluto dare nessuna cosa. Noi abbiamo vissuto, uscivo, entravo, uscivo, tra l'altro vivevo un po' a Milano, ma anche in quel periodo che avevo iniziato a lavorare un po' a Roma, abbiamo sempre vissuto. Mio padre usciva, che era cioè sotto casa sembrava c'era l'esercito, in alcuni periodi c'è stata addirittura la camionetta con i carabinieri, cioè erano periodi, e tutti i giorni o quasi c'era quello che veniva ammazzato, quello che veniva a cui sparavano le gambe, era un periodo terrificante, no? Poi i grandi attentati che ci sono stati anche, perché non dimentichiamo neanche quelli, no? Le grandi stragi sui treni, alla stazione di Bologna, cioè sono stati anni pesanti, per l'amor del cielo, certo. Però l'Italia comunque cresceva, credo. L'operazione che noi abbiamo fatto, che stiamo facendo di Memoria Viva, è proprio avere queste testimonianze. Ma
il problema credo sia quello di ritornare forse ai fatti più che alle opinioni, perché di un periodo, di tanti personaggi, la gente oggi si è fatto un'opinione ma non conosce i fatti sui quali quell'opinione si è formata, l'ha ereditata da qualcun altro. Forse se riscoprendo documenti, sentendo racconti, magari se ognuno si fa la sua opinione, forse meglio che riuscire a ereditare opinioni che poi avevano una ragione d'essere, a volte politica, a volte di potere. Uno dei problemi è che bisogna sempre contestualizzare i fatti al momento in cui avvenivano, perché oggi tante cose possono apparire inspiegabili, uno dovrebbe ricostruire. Bisogna avere la voglia di farlo, di approfondire. Certo, non sempre c'è questa voglia, però non sempre c'è. Peraltro, voi che state facendo questa operazione, che avete fatto la mostra, avete la percezione che ci sia la voglia di conoscere? Guardi, io credo che tra qualche giovane qualcosa c'è, però la gran parte dei giovani magari sono meno portati a questo. Un pochino io credo che il clima sta un po' cambiando, però c'è un po' il fatto di andare a rivedere quello che è accaduto tanti anni fa, depurandolo da tante cose che non dovrebbero essere fondamentali. Un po' di clima credo stia cambiando, ho visto anche nella commemorazione adesso per i 20 anni di Craxi a cui facevamo riferimento prima, mi pare che c'è stata anche un po' più di equidistanza da alcuni giudizi, che ovviamente sono giudizi presi o di parte o comunque riportati su luoghi comuni. Ci vuole pazienza, ci vuole tanta voglia di approfondire. Io credo che comunque la storia piano piano poi alla fine ti fa venire fuori anche una ricostruzione più fedele a tutto quello che realmente è avvenuto. Poi è chiaro, ognuno di noi ha delle idee, no? È un po' fuorviato, no? Su quello, certo, però io penso la cosa fondamentale che va fuori proprio documentazione, testimonianze per quello che ancora si trovano, che possano dare un'idea un po' più asettica, no? di quello che sarà la storia. Ma anche perché io qui voglio anche poi coinvolgere gli altri che sono con noi, perché noi che facciamo questa operazione da una quindicina di giorni con questi incontri, mi pare, Diego, poi tu che ci sei sempre, mi pare che un luogo comune, lo dicevamo parlando anche del periodo fascista, noi non abbiamo la voglia neanche di sapere cos'è stato il periodo fascista prima della guerra, non lo conosciamo, abbiamo un'idea del fascismo che è quella che ci hanno veicolato, ma non l'abbiamo studiato, non abbiamo voglia, non abbiamo interesse, forse ci vergogniamo un po' di doverlo studiare. Adesso ho paura che qualcuno si vergogni di aver avuto la Prima Repubblica, io mi vergogno della Seconda e della Terza, lo dico subito, faccio un po' di outing, però no, voglio dire... Il fascismo in Italia, anche nelle scuole molto spesso, per mancanza di tempo, perché per mancanza di tempo di fatto si arriva alla Seconda Guerra Mondiale praticamente con il fiato al collo, ma nemmeno a livello universitario poi viene dedicato molto, molto spazio, no? Per molti anni si veniva insegnata la storiella a quella pace. Arrivò Mussolini, insomma, sì, vero, era come era, ma venne fatto l'autostrada, dai, su, in fine conti, poi gli ebrei li si trattava così male, poi sì, siamo entrati in guerra perché i tedeschi ci hanno obbligato, Mussolini veramente non voleva, poi frequentemente arrivano i partigiani, è andata bene, dai, su. Per molti la storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia è questa, insomma, non si va molto più lontano da questa schematizzazione, no? E per gli anni del dopoguerra sostanzialmente si racconta lo stesso. Negli anni '80, sì, la Milano da bere, ma il debito pubblico, sì, si stava bene, però c'erano i politici corrotti. Per una fetta consistente della società italiana che non ha vissuto quegli anni in modo diretto, questo è il riassunto di quegli anni. Sì, poi però se non sai come il fascismo è andato al potere rischi di ritrovarti in quella situazione, forse. Però di quello se ne parla poco, no? Sì, se ne parla poco, così come si parla poco di altri, della Prima Repubblica forse, no? I giovani sono importanti, Morgando, però voi a scuola più di tanto non potete.
diciamo che nei programmi scolastici è entrata la cosiddetta educazione alla legalità in questi ultimi anni. Parlo anche delle superiori, non soltanto dei piccolini. Adesso io sono preside fino alle medie, ma in passato sono stato preside per lungo tempo alle superiori, io provengo da quel settore lì. Diciamo che questi ultimi anni è stata dedicata un pochino più di attenzione all'educazione alla legalità e anche allo studio della Costituzione. Quindi vedendo la Costituzione, il discorso sull'esperienza fascista precedente e il rapporto tra la guerra di liberazione, il fascismo e la nuova Costituzione e i padri costituenti si vede e si analizza. È chiaro che poi purtroppo molti giovani sono superficiali in genere su tutti gli argomenti e anche su questi. Non si pongono grandi quesiti e vanno avanti per slogan, come purtroppo vanno avanti i politici. Non c'è più, è difficile trovare un politico che faccia un discorso un po' organico, è facile fare degli slogan, lanciare degli slogan, e i giovani purtroppo in molti casi sono abituati a ragionare nello stesso modo. Nelle mie scuole io ho sempre cercato di far conoscere al meglio la Costituzione. Queste attività che abbiamo fatto anche con Memoria Viva, per esempio in questi ultimi due anni alle medie, andavano in questa direzione. Per esempio la lezione del professor Cucodoro che citavo prima sulla Costituzione, nella quale abbiamo fatto un piccolo ricordo ancora di forma, è stata estremamente utile e piaciuta agli alunni. È chiaro che poi il messaggio passa magari solo per qualche ragazzo. Pensiamo per esempio ai ragazzi che hanno fatto la ricerca che è poi stata portata a Cracovia. Non sono tanti, è chiaro che alcuni più sensibili, però il pensiero, l'idea passa, e quindi magari poi se ne discute a casa, i genitori danno il loro contributo, magari sono ancora dei nonni che hanno fatto la guerra partigiana, hanno conosciuto il fascismo, e quindi questi aspetti vengono rivalutati. È chiaro che ci vuole un maggiore impegno anche da parte di chi amministra la cosa pubblica. Pensiamo ai vari ministri dell'istruzione che possono realizzare delle attività, danno anche dei fondi per sviluppare l'istruzione della cittadinanza e alla legalità. Certo. Io sì, casualmente mi inserisco nel discorso che faceva il preside. Una settimana fa abbiamo ritrovato una nostra amica del liceo, no? Che non vedevamo da 10 anni. Abbiamo un gruppo Facebook della classe del liceo, no? E questa è l'occasione per fare un attimino il punto dopo tanti anni su chi eravamo noi oggi, no? E abbiamo scoperto che molti di noi si sono dedicati appunto all'attività o storica o politica. Una mia compagna di liceo fa la giornalista al Corriere della Sera, un altro fa il sindaco, e pensavamo, ma guarda te, in una classe di 17 persone quante persone sono dedicate poi alla vita culturale, alla vita politica e pubblica. E abbiamo trovato come spiegazione, una delle tante chiaramente, che noi al liceo avevamo un professore di storia che aveva diviso la classe, questo l'ho fatto per 3 anni, in gruppi, e una volta a settimana, verso fine settimana, se non sbaglio era il venerdì, si dedicava un'ora di storia all'attualità. Quindi dovevamo fare un riassunto di quello che avevamo letto nei giornali, nei vari giornali dell'attualità, cercando di spiegare ai compagni che non avevano letto quegli articoli perché si erano dedicati a altri temi, cosa avevamo capito di quello che era accaduto nel mondo, chi si trova di politica, chi di economia, chi di sport, e dovevamo in questi gruppi parlare dell'attualità, no? E questa cosa, secondo me, manca perché i giovani di oggi non leggono i giornali, non si informano, e invece costretti a scuola a farlo, perché questo professore, liberamente, rinunciando a un'ora di lezione, si dedicava a questa cosa, ha svegliato in tutti noi di quell'epoca un interesse per quello che accadeva nel mondo e l'attualità, no? Però è molto limitato alle decisioni di un professore, e noi abbiamo mostrato veramente tanto, dopo tanti anni abbiamo capito che quella cosa ha influito positivamente su di noi. Certo, ma peraltro poi lo ricorderemo, magari in chiusura ce lo ricorda Roberto, che noi sulla Costituzione ci torneremo fra qualche giorno con un incontro di questo genere con Giuliano Amato, giudice costituzionale. Anche lì dovevamo andare a Roma, non possiamo andare, e quindi dovremo andremo avanti con questi incontri virtuali. Però per ritornare ad Andreotti, il periodo non so se ha l'impressione del periodo che Giulio Andreotti ha vissuto meglio, quello che gli è piaciuto di più della sua vita. Ci sarà stato un momento in cui si è sentito più realizzato? Non se l'è mai chiesto. Sicuramente
Allora possiamo fare una distinzione. Professionalmente lui si è sentito sempre più realizzato quando si è potuto occupare del mondo della politica estera. Quindi il periodo per lui felicissimo è stato il periodo in cui ha fatto il ministro degli esteri, che sono stati 7 anni, e poi quando per le altre cariche trattava. Per quanto riguarda la vita familiare, il periodo che lo ha reso veramente felice sono stati i nipoti, perché come tutti i nonni, quando ha avuto i nipoti ha perso completamente la testa. È riuscito a goderseli magari più dei figli, i nipoti, un po' di più anche, con un po' più di tempo. Forse sì, perché gli ultimi anni, certo, con l'andare degli anni, l'attività, diciamo, professionale, politica, per forza di cose ha lasciato un po'. E ne ha 4, perché io ho un figlio, poi io, i miei fratelli, insomma, in tutto abbiamo 4 nipoti, se li ha goduti abbastanza, insomma, sin da quando appena nati a una certa età. Comunque qualche vacanza di famiglia l'avete fatta, perché nella mostra ci sono anche foto di vacanze di famiglia. Se avesse avuto tempo gli sarebbe piaciuto forse girare anche molto, perché gli piaceva, gli piaceva moltissimo girare, andare in giro per il mondo, era curiosissimo, si è occupato di tutto, ovviamente aveva un interesse a 360 gradi. E per diversi anni facevamo per esempio un piccolo viaggio di 4-5 giorni nelle vacanze natalizie, quindi siamo stati in giro con loro. E poi siamo andati con in montagna, lui piaceva, non piaceva molto il mare. Negli ultimi anni siamo invece andati vicino a Roma, a San Felice Circeo, e comunque gli piaceva. Anche la sua vacanza era sempre una vacanza molto dedicata allo studio, a scrivere libri, però anche a stare con la famiglia, ad alcune passioni che aveva, a giocare a carte. A lui piaceva moltissimo. Chissà se mai giocato a carte con Pertini. Perché... con Pertini. E lì è dura, perché non so suo padre come la metteva, ma Bozzello, che frequentava molto Pertini, si ricorda che non amava assolutamente perdere Pertini. Infatti c'è una delle foto che abbiamo messo alla mostra, che giocavano e andavano con Pertini al funerale di Andropov a Mosca, e giocavano a carte. Berlinguer, mio padre, Pertini, la foto c'è un funzionario, però il quarto era D'Alema. C'è una storia per cui il viaggio di ritorno, siccome mio padre e D'Alema avevano vinto, non ha voluto giocare più. No, lo ricordo, lo dice se... Sì, ma dice che Pertini buttava proprio le carte sul tavolo, basta, non voleva giocare più. Conferma anche da quello che so io. Sì. Quindi non voi fare qualche salto, chiacchierate tra voi. Sì. No, ma era così. Fra l'altro notavo una cosa, anche in vacanza suo padre era impeccabile, l'aplomb, si sentiva comunque rappresentante, cioè, dell'Italia ovunque fosse. Erano anche altri tempi, io ho visto anche delle foto di Aldo Moro poverino al mare in giacca e cravatta, quindi era un po' un'altra generazione, questo è vero. Però insomma io penso che anche il ruolo ti porta a dover comunque in qualche modo anche dare una presenza fisica, no, adeguata, certo. Penso poi certo. Stavo all'antica un po' rimasto anch'io, non lo so. No, è così che deve essere, per non tirarla troppo per le lunghe, per lasciarvi tutti, perché è già più di un'ora che siamo insieme. Volevo ancora chiedere una cosa in chiusura: c'è in queste carte, in questi diari, in queste cose che avete, che state tirando fuori, qualcosa che vi ha stupito particolarmente, che non vi aspettavate proprio, qualche personaggio? Sorprese ogni giorno, quando ci metti gli occhi trovi delle cose straordinarie, incredibili in tutti i campi. Un'altra cosa bellissima, per esempio, che abbiamo nell'archivio, ci sono delle cose curiosissime. Cioè, lui ha conservato più di, credo, quasi 4.000
vignette che lo riguardavano. Quindi lui tagliava, faceva tagliare, tagliava, che ne so, Covattini, Giannelli, tutti quelli che lo hanno preso in giro per una vita, e conservava quelli, e magari mettendoci anche qualche notazione di pugno. Poi, che ne so, un'altra cosa curiosissima che c'è nell'archivio di Allo Spruzzo, lui conservava i menù ufficiali di tantissimi pranzi, sono quasi 2000 menù di pranzi ufficiali, ma alcuni sono straordinari perché... Ma questo può essere un libro interessante, alla fine. Pensate che hanno fatto una piccola mostra, l'hanno fatta all'ambasciata francese, all'ambasciata italiana in Francia l'altro anno, se ne sono fatti mandare... Che non credo che molti erano così matti da conservarsi questa, ma poi tra l'altro sono bellissimi che alcuni hanno anche tutti gli autografi dei partecipanti, quindi non so, per esempio, sì, un'altra cosa bellissima che ho trovato un giorno, una cartolina dal, mi pare dal Venezuela, dove c'era un congresso eucaristico e c'è il segretario di Stato che manda una cartolina, come si fa oggi, la cartolina ne manda più nessuno, prima si mandavano una cartolina a mio padre di saluti a, e c'è la sigla GP2 che era Giovanni Paolo II che ha firmato dalla cartolina, cioè sono tutte cose che non so, una corrispondenza enorme che c'è tra mio padre e Madre Teresa di Calcutta. Qui sono tantissime lettere che Madre Teresa di Calcutta mandava a mio padre, poi in una forma anche, diciamo, etica stranissima, perché queste lettere usava un blocchetto di a quadretti e metteva il timbro delle sue linee di Madre Teresa e poi scriveva con questa calligrafia bellissima. Quindi anche trovare queste cose qui, ma ripeto, se uno un giorno va all'archivio, qualsiasi contenitore apre, trova veramente delle sorprese straordinarie. Quindi è un bellissimo, cioè, ripeto, a me fa un gran piacere perché chiaramente sono di parte, se con la memoria di mio padre, se con mia sorella, è un qualcosa che faccio, e io oggi sono in pensione, quindi posso farlo, perché purtroppo, per fortuna, fino a 3 anni fa lavoravo e non avevo neanche il tempo di... Era più difficile, certo. Adesso mi ci dedico tantissimo e veramente mi aiuta a tenere ogni giorno, ripeto, con delle sorprese. Ma questa è la cosa bella, e anche perché uno lì trova sicuramente Giulio Andreotti, ma trova, ecco, Madre Teresa di Calcutta, trova... Si trova di tutto, veramente, si trovano testimonianze, non dico poi di tutto, ma diciamo dagli anni 50 fino agli anni 90 e anche oltre, veramente si trova qualche cosa di... Di qualsiasi interesse uno abbia, trova nel campo dello spettacolo, dello sport, della cronaca, del cinema, della politica, che ha messo tutto qua. E qualche ricordo particolare con Sandro Pertini? Sandro Pertini, ci sono delle cose bellissime, a parte quello che abbiamo detto di quando giocava a calcio, ma con Pertini, anche nel periodo, diciamo, in cui lui era ministro degli esteri, molto spesso viaggiava insieme a Pertini nei viaggi ufficiali. Ci sono delle cose straordinarie, per esempio racconta di un giorno in cui davanti al re di Giordania viene a parlare nella conferenza stampa di Jumblatt, che era il capo dei Drusi, e Pertini dice davanti a tutti quanti di questo Jumblatt, quello è un drogato perso e non bisogna dargli retta. E allora un giornalista gli domanda, cioè, ma come? Chi ti ha detto questa cosa? A me l'ha detto che di Giordano. Qui era proprio spontaneo, diciamo, oppure non so, un giorno nei diari di mio padre c'è che in un capannello di gente dove diceva delle cose inverosimili c'era la moglie di Fanfani che saltava da una parte all'altra e Pertini dice, se lei non sta ferma la faccio arrestare. Quindi era veramente una persona umanamente straordinaria, no? E con Pertini ovviamente ha avuto questo rapporto molto, molto carino durante tanti anni. Certo, dei tempi, ma soprattutto nel periodo, diciamo, di presidenza della Repubblica di Pertini è stato intenso. Insomma,
No, ma è bello questo, e sarebbe bello, poi lo dicevamo anche, ricordava il professor Morgando con Cucco d'Oro, fare il ricordo di Pertini da, da queste cose, tutte queste cose, perché il Pertini che esce fuori, che ricorda anche il senatore Bozzello, che ci dice sempre, è un personaggio straordinario, poi la storia di Pertini parla per lui, ma con un caratteraccio, per cui... non la mandava a dire nessuno, quindi chi l'ha conosciuto e ha avuto a che fare con lui di... per le cose più strane. Sì, sì, sì. Bozzello ricorda di quando in aereo, andando a vedere la Fiat in visita, chiamati dall'avvocato Agnelli a Mirafiori, no, a Lingotto ancora, si fece raccontare in aereo da Bozzello, che lavorò a Lingotto, tutto come era la cosa, e quando arrivò, chiaramente lui era accompagnato da Bozzello, perché allora era questore del Senato, e incontrò l'avvocato Agnelli, e l'avvocato Agnelli, e all'avvocato Agnelli disse, ma con me c'è anche il questore, e rivolgendosi a Bozzello gli disse, vedi qui è dove, e Bozzello gli disse, guarda che te l'ho detto io fino adesso, che tu non sapevi neanche come era fatto, no? Però lui arrivava lì e millantava la conoscenza del Lingotto, che non aveva mai visto, perché gli aveva raccontato Bozzello, no, era così, no, è benissimo, va bene, ok ragazzi, ragazzi, io mi chiamo ragazzi perché siete tutti ragazzi, l'unico ragazzo è Diego, beh, un po' Roberto, io vi ringrazio tutti, troveremo altre occasioni, spero che troviamo l'occasione fisica per vederci, e magari a Cracovia, a Castellamonte per forma, a Cracovia per ricordare l'istituto, quindi vedremo di ritrovarci sicuramente, e se ci saranno altre occasioni, magari se non riusciamo a vederci fisicamente, quando ci sarà il libro, magari un altro di questi incontri per parlare del libro, di queste cose lo possiamo fare volentieri. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie, ciao, ciao.